Il sogno dei playoff tale rimarrà, ma non era nei programmi del Teramo che, pur uscendo sconfitto dal Delconero, può finalmente festeggiare un altro anno di Lega Pro. Tempo per i bilanci ci sarà, ma pur senza i 45 punti che si era prefissato, il Diavolo avrà l'ultima al Bonolis con la Reggiana come sola e meritata passerella conclusiva. L'avvio dell'Ancona in controtendenza rispetto alle ultime opache uscite, padroni di casa che sfruttano e lo faranno spesso la corsia di destra, dove Noce affonda quando vuole. Il traversone al minuto 11 mette in ambasce Kodromaz che respinge male, rimette in gioco Fagioli, ben appostato il tapin dell'attaccante dell'Ancona sblocca la partita e conferma quanto ci tenga, dopo la doppietta dell'andata, a farsi rimpiangere dalla sua ex squadra. Sempre Noce al 20esimo con la staffilata dalla distanza prova la via del raddoppio che non arriva, anzi il gol dall'altra parte lo segna il Teramo con Bernardotto, bravo e caparbio a scagliare il diagonale di destro sul primo palo. Avella mette le mani ma non tiene la sfera che regala al centravanti la rete numero 8 in campionato. Gara godibile e col Diavolo tendente a qualche pausa di troppo, come quella che si prende Pinto che al 25esimo entra in ritardo su Fagioli innescato dal cross basso di Iannoni e manda Rolfini sul dischetto per il centro numero 17 di un'annata davvero straordinaria. Diavolo che rischia al minuto 32 quando Fagioli scappa da Ziosmanovic, fallo con Lombardo che forse stava rinvenendo e induce Canci di Carrara ad estrarre solo il giallo con l'azione viziata da un fallo precedente non fischiato ad Andrea. Guidi lascia negli spogliatoi Rosso, Soprano e Lombardo per Malotti, Jacoboni e Mordini, ma è Del Carro il primo ad aprire le danze con la conclusione che sfiora il palo sinistro di Perucchini. Malotti lo imita a minuto 56 con il sinistro dal limite che esce di un soffio, clamorosa l'opportunità che capita a Pinto poco dopo sugli sviluppi di un corner e con la battuta da terra in posizione giudicata regolare che non inquadra lo specchio. Il resto, incursione di Jacoboni stoppata sull'esterno della rete e conclusione di Rossetti entrato per Fiorani alta, è solo l'attesa per una sconfitta dolce, perché porta in dote l'unico reale e realistico obiettivo di una squadra che pur tra mille onde minacciose arriva al sospirato approdo chiamato salvezza, e in fondo è giusto così.